Nella stagione prossima io vedo il Palermo tra i professionisti, o perché la stagione terminerà a luglio, così come la volontà precisa di Sibilia di fare disputare le partite e quindi riprendere dopo il 4 maggio, anche in estate, le ultime gare che restano della stagione, o perché Palermo potrebbe essere ripescato a causa del fallimento di molte società di Serie C. È ancora troppo presto secondo me per fare delle previsioni, la mia sensazione comunque è che questo campionato riprenderà, che si giocherà a porte chiuse tutelando al massimo la salute dei calciatori. Comunque a prescindere da quello che succederà, da come andrà questo campionato, secondo me il prossimo anno vedremo il Palermo in Serie C. È uno scenario inedito, ma secondo me le ipotesi sono due: si riprende a giocare a porte chiuse, ma si andrà oltre giugno, ma comunque tutto si deciderà sul campo, oppure verrà definitivamente sospeso il campionato, le classifiche restano quelle che sono e le prime andranno in Serie C. In ogni caso, secondo me, il Palermo il prossimo anno giocherà in Serie C. Quando torneremo a giocare? Beh, torneremo a giocare prestissimo, appena ci saranno le condizioni per giocare in tutta sicurezza. Bisogna soltanto avere pazienza, ma vi assicuro in ogni caso che sarà un periodo transitorio, perché il prossimo anno il Palermo sarà in Serie C. Se e quando ricomincerà il campionato di Serie D lo scopriremo presumibilmente la prima settimana di maggio. Due cose a mio parere però sono certe. La prima, giustizia impone di portare a termine le stagioni. La seconda, in qualsiasi scenario ipotizzabile, il Palermo l'anno prossimo giocherà in Serie C. Ciao! Ciao ragazzi! Come promesso ST, sarò telegrafico. Secondo me il campionato è già finito. Prepariamoci una nuova stagione in Serie C, è lì che ci rivedremo, ma per un motivo speciale. Non si può giocare in Serie D con le norme igienico-sanitarie che vengono richieste per riprendere la stagione. Forse si può soltanto a Renzo Barbera, e visto che non credo che ci facciano giocare tutte le partite a Palermo, ci vedremo l'anno prossimo. Ma io voglio essere ottimista e vi dico che secondo me alla fine questo campionato di Serie D si riuscirà a portarlo a termine, naturalmente facendo uno sforzo e con diversi turni infrasettimanali. La speranza è quella, poi è chiaro ed evidente che non abbiamo la sfera di cristallo, quindi non sapremo se questo accadrà oppure no. Certo è che sicuramente deve essere pronto un piano B per l'eventuale mancata ripresa del campionato. A mio avviso il campionato riprenderà a fine maggio sulla falsariga di quello che si dice in federazione per i campionati professionistici. Sarà un altro campionato, un torneo di 12 giornate con forze in campo diverse rispetto a prima della sosta, perché chiaramente si dovrà ricominciare con nuovi allenamenti, nuova preparazione. Quello che mi rassicura è che il Palermo ricomincerà questo nuovo torneo con un vantaggio cospicuo, e in 12 giornate credo proprio che questo vantaggio non possa essere dilapidato, per cui insomma alla fine l'epilogo sarà quello che noi tutti sogniamo. Personalmente ritengo che non ci siano i presupposti sanitari ed economici per la riapertura del campionato di Serie D. Invece, dove sarà il Palermo l'anno prossimo? Sarà in Serie C? Secondo me è già in Serie C. Credo che il Palermo un altro anno sarà in Serie C, così me lo aspetto, ma non perché avrà guadagnato la promozione sul campo, quanto perché ci sarà comunque portato, perché penso che il campionato non finirà, non perché non ci siano i tempi, perché volendo la serie 8 giornate in Serie D si recuperano in un mese, ma perché tantissime squadre andranno in tale sofferenza economica che credo che non si iscriveranno e non potranno ripartire. Assolutamente d'accordo sulla Serie C, a mio avviso invece si potrà in qualche modo terminare il campionato, per esempio giocando due volte o tre volte a settimana.